provvisto di titolo autorizzativo valido ed è stato messo in funzione nell'estate del 2008 per la sola linea realizzata. Attualmente l'impianto risulta fermo e inattivo, nonché realizzato solo in parte rispetto al progetto approvato dalla Regione Lazio. Infine, in ordine alle attività di bonifica e risanamento ambientale dell'area di Malaglotta nel Comune di Roma, si tratta di un adempimento che spetta ex lege agli enti territoriali, Comune, Provincia e Regione. Ad ogni modo, ferma restando la specifica competenza territoriale, chiederò ai competenti soggetti di essere informato sull'evolversi della situazione, anche al fine dell'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali competenti. La ringrazio. Ha facoltà di replicare l'onorevole Stefano Fassina. Grazie Ministro, però ci riteniamo insoddisfatti per le informazioni che ci ha fornito. Con i colleghi abbiamo posto delle questioni specifiche, in particolare in riferimento alle parole del Presidente del Consorzio che ha gestito Malagrotta, il quale ha indicato una prospettiva di riattivazione o di attivazione delle linee presenti a Malagrotta e o l'eventuale attivazione di una linea autorizzata ma non ancora in funzione. È un punto molto rilevante, come puoi immaginare, perché quell'area ha già evidenziato la insostenibilità ambientale della funzione che è chiamata a svolgere. Le prospettive di Malagrotta sono ancora più rilevanti per la connessione che ha con altri impianti nel territorio della regione, anzi nel territorio di Roma. A Falconiara c'è una discarica che è soggetta oggi a una proroga che varie analisi fatte anche da istituzioni regionali come l'ARPA indicano ancora una volta oltre i limiti della sostenibilità. E poi c'è tutto il punto delle bonifiche che richiamava il collega Zaccagnini. Quindi auspichiamo che nel minor tempo possibile possiamo avere dal governo delle risposte esaustive sia in termini di definitiva chiusura di Malagrotta sia in termini di avvio delle bonifiche per un'area che oggi penalizza in modo così forte la città di Roma. La ringrazio, onorevole Fassina. Interrogazione 3996. Onorevoli Braga ed altri, iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza siccità in relazione ai cambiamenti climatici. L'onorevole Borghi la illustra per un minuto. Prego. La ringrazio, signor Presidente. Signor Ministro, l'emergenza siccità ha colpito l'intero Paese e sta determinando una serie di problematiche in diverse aree. Per quanto riguarda le città metropolitane, sono già 18 le grandi aree urbane che hanno oltrepassato i limiti di legge in questi primi giorni dell'anno. E per quanto riguarda invece la realtà non metropolitana, va riscontrato che il Po ha una portata inferiore di 2 metri rispetto al normale andamento e che i grandi laghi del nord, il Lago Maggiore al 17% al di sotto della sua capacità, il Lago di Como al 12%, il Lago di Garda addirittura sotto il 33% rispetto alla media, mentre è sotto gli occhi di tutti l'insolito panorama delle montagne prive di neve con gravi danni all'industria del turismo invernale. In connessione anche con la ravvicinata ciclicità del fenomeno, chiediamo quali iniziative il Ministero intenda avviare per quanto